via. You're a star. Don't let anybody tell you that. I don't forget who I am. I am. And that's the truth for all of you. Never forget. Siamo. Questa sera iniziamo così. Siete cariche? Never pronte? Io sono carichissimo. Never forget. Come sempre invitate tutte le vostre amicizie. Siamo pronti. Ciao Pina. Ciao Maria. Pochi minutini, 3 minuti e iniziamo, Siete cariche? Ciao Vero! Ciao Franci! Romina! Siamo pronti, Questa sera, grandi novità! Questa sera, Porcciolino! Ciao Tiziana! Ti voglio di più, come sempre! Questa sera vi svelerò i segreti per cuocere una carne perfetta. Ciao Angela, ciao Gabriella, Katia Cavallari, Letizia. Dopo un po' di tempo sono tornato. Questa canzone è bellissima, non smettere mai di credere nei tuoi sogni. Ciao Tiziana! Ancora qualche minutino iniziamo, Intanto con le vostre amicizie! Questa sera ho tante cose belle da farvi vedere, tante! Ogni riccio un capriccio, giusto? Ciao Carla! Ciao Gelsomina! Vi bacio tutte virtualmente, ma vi bacio! Ciao Cinzia Busca! Bertulezzi! Abbiamo anche la Bertulezzi! Ciao Rosy! Siamo! Ma partiamo! I don't forget who I am! I am! Stoppare! Bene, tanto allora i commenti li leggerà mio marito. Siamo pronti, siamo carichi, questa sera. Ciao Luisa! Benvenuta! Allora, questa sera, ragazze carissime, carissime clienti e amiche, questa sera vi svelerò i segreti per cuocere della carne alla perfezione con il nostro ottimizzatore di cucina, come sempre, ok? Allora, guardate bene cosa ho qua. Allora, questa sera andremo a utilizzare 2 punte di diamante, diciamo, della nostra casa. Andremo a utilizzare l'ovale, ma andremo a utilizzare una favolosa Black Diamond. Guardate quanto è grande questo tegame. E cosa c'è qua dentro? C'è una pizza che andremo a farcire insieme, ok? Ma l'andremo a fare dopo. Adesso la prima cosa che vi voglio far vedere, venite con me, vi faccio vedere quello che ho preparato per voi. Allora, qua ho i miei ingredienti già pronti, vedete, ho del latte, ho della farcitura per la pizza, ho della stracciatella, della lonza di maiale. E cosa andremo a fare proprio con questa lonza di maiale? Adesso ritorniamo sul mio bel faccione, ok? Rimettiamoci in postazione e siamo pronti per andare in cottura, ok? Perché il nostro ottimizzatore riuscirà a stupirci sempre e in pochissimo tempo. Allora, qua io nella mia ovale ho già messo all'interno, come vedete, dell'olio e del soffritto, ok?
adesso vado a rosolare la carne. Luca, se abbiamo dei commenti, tu parla pure di esprimiti, yes. Ok? Allora, per prima cosa prendo la mia lonza e la vado ad adagiare all'interno della mia ovale in questa maniera. Vado a coprire con il mio ottimizzatore di cucina e incomincio a fare la mia rosolatura. Perciò da adesso una fiamma vivace e do tre minuti sono più che sufficienti per la mia rosolatura, ok? Quando andiamo a fare della carne con il nostro ottimizzatore è molto importante, a prescindere, è molto importante fare la rosolatura. Perché? Perché la rosolatura ci permette di mantenere tutti i succhi all'interno del pezzo di carne che andiamo a cuocere, no? Ok? Intanto il nostro ottimizzatore è in cottura, ok? La nostra carne è sul fuoco e sta facendo i suoi minutini di rosolatura. E finito questi minutini di rosolatura, vedrete che andremo a fare una carne veramente morbida e succosa in pochissimo tempo, perché il nostro ottimizzatore ci permette di cuocere tutto quello che vogliamo. Allora, ha un nome un po' americano perché è Magic Cooker, ok? Il nostro ottimizzatore. Ma quando dico che possiamo fare veramente tutto con il nostro ottimizzatore, intendo proprio tutto, ok? Possiamo andare a cuocere dentro nei nostri tegami, nelle nostre pentole, tutto quello che vogliamo. Possiamo fare un dolce, possiamo fare una pizza, possiamo fare della carne, qualsiasi cosa. Intanto la mia ciccia sta piangendo, si sta lamentando. Vabbè. Ma vi voglio spiegare brevemente il nostro sistema. Il nostro sistema è una magia? No, non è una magia, è una legge fisica. Praticamente andiamo a sfruttare i fori di Venturi. I fori di Venturi cosa sono? Sono proprio questi forellini che noi vediamo qua sotto, no? Questo diametro, questi forellini, cosa sono? Ci ricordano un po' la forma di un camino, no? Hanno una forma conica. Cosa succede? Succede che quando andiamo a cuocere qualsiasi cosa dentro nella nostra pentola, ok? Il vapore, quando arriva a una temperatura, e vi dico che la temperatura non supererà mai i 110 gradi, ok? Cosa succede? Si forma del vapore all'interno, del vapore che va a riflettersi proprio sopra questa calottina che vedete, e riflettendosi la rimanda in circolo all'interno e ci permette appunto di mantenere una cottura bassa e sana, ok? Perciò quando andiamo in questo caso a cuocere della carne, andremo a mangiare una carne veramente ottima, veramente sana. Intanto i nostri 4 minutini sono passati, perciò cosa vado a fare? Guardate, adesso vado a spegnere il mio fuoco, perché devo sempre spegnere il fuoco una volta che vado ad aprire il nostro ottimizzatore. Questo perché? Perché ci permette di non far alzare troppo le temperature all'interno, ok? Adesso vado a girare la mia carne e do ancora un 4 minutini. Ok, sempre una fiamma bella vivace per altri 4 minutini. E diamo ancora 4 minutini di cottura. In questa maniera. E stavo dicendo appunto che andiamo a cuocere appunto in una maniera sana, proprio perché andiamo a mantenere le temperature basse, non le andiamo ad alzare troppo, ok? I succhi della carne rimarranno all'interno, perciò avremo una carne molto più gustosa. E in più anche quando andiamo a fare un arrosto, andiamo a fare un arroso, tra l'altro io sto facendo un soffritto. Ho messo all'interno del sedano carote e cipolla tagliato finemente e sto andando a fare un soffritto, e in casa non c'è puzza di quel soffritto pesante. Questo perché? Perché il nostro coperchio, una delle sue funzioni è proprio quello che va a diminuire dell'80%, pensate, fino all'80% degli odori in casa, ok? Perciò
possiamo, pensate, in questo caso andare a fare una cottura che comunque ha un profumo forte, no? Ma pensate un fritto, ok? Andiamo proprio ad annullare tutti i cattivi odori in casa, proprio per questo discorso. In più vedrete che andremo a dimezzare anche i tempi di cottura, perché noi andremo a cuocere, in questo caso stiamo facendo una lonza al latte, una lonza di maiale al latte, e l'andremo a fare in 30 minuti, praticamente la metà del tempo di cottura che normalmente ci vuole, perché quando andiamo a fare un pezzo di carne, comunque in questo caso sto facendo 800 grammi di carne, che nel metodo tradizionale sarebbero stati pronti all'incirca in un'ora, ok? E noi lo andiamo a fare proprio in mezz'ora, ok? Lasciando a parte i minuti di rosolatura, ma la rosolatura quella è a sé, ok? Che comunque le nostre pentole hanno una presa di calore rapida e soprattutto hanno una dispersione di calore uniforme. Perciò in questo caso stiamo andando a utilizzare un ovale, io avrò la stessa temperatura su estremità. Non è che il mio calore è concentrato come normalmente avviene nelle pentole tradizionali al centro, ma sarà uniforme. E pensate, questo calore uniforme, questo vapore che si crea all'interno, mi permette appunto poi di andare a cuocere con una fiamma minima. E qua abbiamo anche un risparmio annuo sull'energia elettrica di veramente del 30%, e non lo sto dicendo io, ma lo sta dicendo la Life Prime, che è un'azienda strepitosa, è un'azienda tra l'altro un made in Italy, che ha sede a Latina, e veramente abbiamo tutti, diciamo, i certificati del caso, no? Ok? Intanto Luca, abbiamo qualche domanda? No? No? Perfetto. Quanti di voi a casa hanno mai provato a cuocere un arrosto, un pezzo di carne? Intanto è suonato anche questo. Però intanto che io adesso mi appresso a mettere il resto degli ingredienti e ve li farò vedere, ok? Scrivete nei commenti quanti di voi hanno mai fatto un arrosto o un pezzo di carne con il nostro ottimizzatore di cucina, oppure nel metodo tradizionale. Voglio vedere in quanto tempo voi a casa ci avete impiegato a fare un arrosto, ok? Soprattutto un arrosto che stiamo andando a fare in padella e non nel forno, ok? Allora, spengo la mia fiamma, ok? E lascio un attimino calmare, diciamo, la temperatura all'interno, no? Ok, la lascio un attimino calmare, anche perché io non vado assolutamente a sporcare il mio fornello, e ve lo farò vedere anche dopo, perché non sto raccontando delle frottole, ma è pura realtà, ok? Una cosa sensazionale, davvero magica, e poi salva tempo, perché non dobbiamo più sprecare tutto quel tempo dopo che abbiamo cucinato a pulire, perché a quanti di voi piace pulire, eh? Soprattutto dopo una cena che siete stanche, tornate dal lavoro, eh? Dovete pulire proprio il meno possibile. Ecco, perfetto. Magic Cooker è la soluzione anche a questo. Ok, allora, intanto qua posso alzare il mio ottimizzatore. Vedete quanto vapore che è uscito, eh? E prima non stava uscendo, eh? Ok. Siamo pronti per andare in cottura. Abbiamo la mia lonza e ve la voglio far vedere già com'è bella rosolata. Guardate. Adesso guardate cosa vado a fare. Vado a mettere un bicchiere di latte e vado ad aggiungere anche il secondo bicchiere di latte. E questo qua mi servirà proprio per creare la salsina davvero eccezionale. Per insaporire, in questo caso, vado ad aggiungere a pezzettini un dado, ok? In questa maniera. Questo qua lo andiamo a battere giù. E adesso andiamo in cottura.
Perciò vado a riposizionare il mio ottimizzatore sopra e vado ad accendere la fiamma. In questo caso, che adesso devo portare la temperatura, faccio una fiamma bella vivace, ok? Brillante. Brillante in questa maniera. Adesso ritorniamo sul mio faccione. Ok. Bene. Allora, adesso sistemiamo un po' la visuale qua. Ok. Benissimo. Allora, adesso è in cottura la mia lonza al latte. Adesso diamo 15 minuti di cottura. Perciò partiamo con 15 minuti di cottura. Ok, e diamo 15 minuti di cottura. Fiamma bella brillante. Bella brillante fino a quando vedrò fuori uscire dalla mia calottina il vapore. Attenzione, il vapore che vedrete qualsiasi volta che andrete a cucinare con il nostro ottimizzatore, tutto il vapore che vedrete fuori uscire non sarà mai, mai, e dico mai, grasso, ma sarà vapore acqueo. Andiamo a fare un fritto, andiamo a fare una pizza, andiamo a fare della carne arrosto, ok? Praticamente sarà solo vapore acqueo. Vapore acqueo che peraltro andrà continuamente in ricircolo. Abbiamo qualche domanda? Vediamo un po' nei commenti indietro se mi avete risposto alla mia domanda in quanti minuti. Emma Aquila dice in 40 minuti arrosto di vitello, prima ci mettevo un'ora e passa. Esatto, proprio questo. Esatto, perché? Perché il nostro ottimizzatore ci fa anche un po' l'effetto pentola a pressione. Oltre alle sue doti che ha, perché ne ha veramente tante, ok? Fa anche questo, funge un po' da pentola a pressione. Poi pensate, andiamo a fare per dire, che ne so, una pizza, andiamo a fare un effetto forno. E in questo, a tal proposito, andiamo proprio a fare una pizza, perché a casa mia non è fattibile mangiare solo una fettina di carne, no? Vero Luca? Certo. C'è bisogno anche di altro, nonostante io comunque sarei a dieta. Benissimo, allora, adesso che intanto la nostra carne sta cuocendo, la temperatura sta arrivando, sta salendo, vado a fare pizza bianca, ok? Io qua all'interno della mia Black Diamond ho già steso, ok, qua dentro all'interno della mia Black Diamond, questo tegame è favoloso. Tra l'altro ci tengo a dirvi una cosa. Questo tegame, ascoltatemi bene, Black Diamond, è in offerta con il suo coperchio qua tondo coordinato. Questo tegame è forgiato a mano da Mastri Ferraioli, ok? Si blocca ancora? Si blocca o mi vedete? Adesso va bene. Ok. Abbiamo ripreso? Sì. Funzionava? Ora va. Ok, perfetto. Allora, andiamo avanti, proseguiamo, ok? Perciò io qua adesso all'interno cosa vado a mettere? Vado a mettere della scamorza affumicata, così. Intanto qua sta uscendo il vapore, perciò vado ad abbassare al minimo il mio fuoco, ok? Vado ad abbassare al minimo, comunque sia mi mantiene la temperatura. Perciò proseguo, vado a mettere la mia scamorza in questa maniera e la lascio così, la mando in cottura. In quanti minuti fate una pizza voi a casa? Quanto ci impiegate a fare una pizza? Scrivetelo nei commenti. Perfetto, allora andiamo in cottura. Perciò adesso mandiamo in cottura la pizza 3 minuti, fiamma brillante.
Perciò 3 minuti a una fiamma bella vivace per quando si fa una pizza, i primi 3 minuti. Così. E qua intanto che il mio arrosto sta cuocendo, vado ad aggiungere adesso del rosmarino fresco all'interno. Vedete quanto vapore che fuoriesce ogni volta che io alzo il coperchio? E guardate invece, non so se si riesce a vedere, ma guardate adesso che una volta sopra il coperchio quanto poco vapore esce. Praticamente niente, perché lo racchiude all'interno, no? È per questo che ci permette una cottura fissa e continua. Intanto la nostra pizza sta cuocendo. Abbiamo magari qualche domanda? No? Ok, allora proseguiamo. Allora, intanto la nostra pizza sta cuocendo e questa sera andremo a fare una pizza bianca con prosciutto, stracciatella, scamorza e andremo a darci una spolveratina poi di rosmarino sopra. Sopra. Leggera, no? Sì, leggera, veramente. Tu la vuoi? Secondo me sì. Ok, io comunque, siccome che poi comunque una volta che la nostra arista è pronta, la dobbiamo lasciare un attimino ad arrivare a temperatura ambiente, no? Ok? Temperatura ambiente, a temperatura diciamo normale. Cipolla per Luca, esattamente, però questa sera la cipolla non c'è. Luca stasera a dieta, sì. Proprio. Avete preso la persona giusta per fare la dieta. Pagate. Comunque, una volta che la nostra arista, la nostra lonza è cotta, ok? La lasciamo un attimino dentro all'interno della nostra ovale. E poi successivamente, una volta che comunque si è raffreddata, andiamo a tagliarla e a condirla con la nostra salsina che abbiamo creato. Ma io ce l'ho già qua pronta da farvela vedere. La volete vedere? Niente cipolle per Luca. C'è Mariangela che dice che niente cipolle per te. Oh, ce lo mettiamo qua. Allora, comunque, i 3 minuti di cottura per la pizza sono passati a fiamma alta. Adesso andremo a dare 7 minuti a fiamma bassissima. Ok, perciò vado ad abbassare la fiamma. Ok? E adesso diamo 7 minuti di cottura. Questa maniera. Pensate, 7 minuti abbiamo la pizza praticamente pronta. La faccio spesso buonissima. Esatto. Perciò 7 minuti una pizza pronta, ok? Pensate, adesso sta arrivando il caldo, soprattutto qua a Milano, che veramente quando arriva la già primavera, estate, si fa una cappa di afa pazzesca, perciò lungi da me il pensiero di accendere il forno, ok? Io è praticamente un anno e qualche mese che non utilizzo più il forno in casa, non lo utilizzo perché non ho più bisogno. Io adesso sto andando a fare una pizza in 10 minuti, mentre prima cosa dovevo fare? Dovevo accendere il forno al massimo, farlo arrivare a temperatura, creare un calore pazzesco, perché comunque doveva arrivare a temperatura questo forno, e poi mettere dentro una pizza, perciò farla cuocere per 15 minuti a 180-200 gradi. Tutto questo lo dobbiamo dimenticare con Magic Cooker, dobbiamo dimenticarlo, perché non andremo più a utilizzare il forno, non andremo più a sprecare quel tempo, ok? Perciò non andremo a sprecare quel tempo che ci serve per preriscaldare il forno, ma noi avremo una pizza pronta in 10 minuti, in soli 10 minuti. 10 minuti una pizza pronta. Voglio fare un giro pizza? Perfetto! La prima pizza la metto dentro in tegame pronta, ok? Perciò do 10 minuti di cottura e successivamente mi preparo magari delle pizze su della carta forno
e non avrò più bisogno neanche dei 3 minuti a fiamma alta, ma andremo a fare 7 minuti a fiamma bassa, perché comunque il tegame è già caldo, e perciò in 7 minuti a successione una pizza dietro l'altra. Pensate e in quanto poco tempo posso ottenere dei risultati davvero ottimali, ok? In più posso creare quello che voglio, posso andare a fare una focaccia, posso andare a fare una pizza, posso andare a fare un calzone, posso fare quello che voglio in pochissimo tempo. E pensate una cosa, ogni volta io ci tengo a dire questa cosa. Quando io, perché prima di diventare consulente sono stato cliente, un po' come voi, no? Ok? Cercavo un qualcosa che mi ottimizzasse appunto i tempi in cucina, no? Perché comunque faccio un lavoro che mi impegna davvero tanto tempo e mi serviva un qualcosa che mi velocizzasse i tempi in cucina. Perciò andai a una dimostrazione e vidi questo coperchio, che io lo chiamo il coperchio dei 10 minuti, perché in 10 minuti andiamo a fare della pasta, andiamo a fare una pizza, andiamo a fare delle verdure, andiamo a fare delle zucchine trifolate, qualsiasi cosa che vogliamo, riusciamo a ottenere qualsiasi cosa. Pensate, possiamo andare anche a cuocere qua all'interno di questo tegame una torta in 30-40 minuti di cottura, ovviamente partendo sempre da freddo. Pensate che risparmio energetico, risparmio di tempo, in più il forno che non è più da pulire, e non è poco, ok, perché non è poco, o no? C'è ragione o no? Grazie Anna. Allora, intanto che comunque all'interno si sta cuocendo la nostra rissa, adesso vado a fare una cosa. Vado a prendere un po' di salsina e la vado a mettere sopra. C'è un profumo, ragazzi, in questa casa che è veramente una cosa fenomenale. Vado a girare. Vado a cuocere. Adesso vi faccio vedere all'interno cosa sta succedendo. Intanto che la nostra pizza sta cuocendo, io comunque posso anche andare a controllare tranquillamente. Cioè non è che io vado a cuocere e non devo più alzare il coperchio perché blocco la cottura, io posso andare a controllare, perciò vado ad alzare e vado a controllare, vedete? Avete visto il vapore che fuoriuscito? Si sta cuocendo, sta già lievitando, lievita direttamente in pentola. È una cosa veramente sensazionale, magica, magica veramente. Vediamo se c'è qualche domanda, intanto vado a controllare un po' i messaggi, se abbiamo qualche domandina. Chi è che mi scrive che sono il number one? Grazie Concetta, sei troppo gentile, veramente. E poi anche la pasta. Questo sistema di cottura è veramente una cosa sensazionale, perché pensate, possiamo anche andare a fare della pasta direttamente buttando tutto dentro insieme, tutto a freddo, in pochissimo tempo. Andiamo a fare una pasta alla matriciana, una pasta al pesto in 8 minuti? In 8 minuti di cottura? 8 minuti. Voi avete mai fatto una pasta in 8 minuti? Partendo dal metodo tradizionale, facendo bollire l'acqua, mettendo il sale, facendo cuocere la pasta, scolarla. No? Andiamo a vedere, voglio farvi vedere cosa sta succedendo dentro nelle nostre pentole. Guardate. Andiamo. Allora, guardiamo qua all'interno cosa sta succedendo. Guardate già l'aspetto di questa rissa. Andiamo a controllare anche la nostra pizza, che tra l'altro mi sta dicendo che è pronta. Guardate.
Allora, adesso che la nostra pizza, il mio timer ha squillato, vado a vedere com'è la cottura, ok? Perché poi è anche un gusto un po' personale, no? Ok, se la volete un pochettino più bruciacchiata, la lasciamo un attimino di più. Oppure la possiamo già terminare in questa maniera, no? Ok, allora, prendiamo qua. Sì, ci siamo. Ci siamo, perciò vado a spegnere. Ok, spengo il mio fuoco grande. Intanto è suonato anche il timer della mia lonza. Intanto lasciamo qua un attimino questa qua coperta. Adesso vado a girare la mia lonza e gli diamo ancora 15 minuti di cottura, 15 minuti per lato. Copriamo e diamo 15 minuti di cottura. Nel frattempo io vado ad alzare il mio coperchio della pizza e vado a farcirla, ok? Perciò vado a mettere del prosciutto. Anche il prosciutto è un po' un gusto personale, perché c'è chi lo mette in cottura o c'è chi magari come me lo mette a semina cottura. E vado ad aggiungere un pochettino, proprio per renderla sempre leggera, un pochettino di stracciatella. Luca, la vuoi tu la stracciatella? C'è adesso? No. Oh. Ah, dopo. Sulla pizza. Okay. Pensate anche qua, abbiamo degli ospiti inaspettati a casa, ok? Dobbiamo creare un aperitivo, in 10 minuti abbiamo risolto, creando un effetto wow. Questa sera vi sento silenziose, che non avete domande, non scrivete. Come mai? Ecco qua, così ci diamo una spolveratina di origano per dare un pochettino di profumo, così, e andiamo un attimino a fuoco spento a fare sciogliere, diciamo, la nostra stracciatella. Guardate un po', questo tegame è ustionante e lo sto tenendo tranquillamente in mano. Sapete il perché? Perché questi manici che vedete sono soft touch, perciò non scotteranno mai. Tutte le nostre pentole, i nostri tegami della linea Black Diamond hanno i manici in soft touch. In più hanno un rivestimento in diamond. In diamond, che praticamente è una polvere che deriva appunto dal diamante nero, e non ha uno strato, ne ha più di uno. È una pentola sana, sono tutte pentole sane, perché tutte le nostre pentole non contengono PFOA, non contengono cadmio e non hanno nickel, ok? Perciò anche qua una pentola sana. Tenete in considerazione una cosa molto 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 importante, che nelle pentole tradizionali, ok, quelle che per dire si comprano al supermercato o dove volete, anche da altri brand per dire, comunque non sono sane come le nostre, non sono sane come le nostre. E perché ci tengo questo a dirvi? Perché noi con il tempo andiamo a mangiare l'antiaderenza. Non vi è mai capitato che con il tempo l'antiaderenza si consuma, viene via o quant'altro? Non vi siete mai chieste dove va a finire questa antiaderenza che comunque viene via, si sfoglia?
ve lo dico io, la andiamo a mangiare piano piano, a cuocendo le alte temperature, creano delle bolle all'interno di queste pentole non buone, ok, e andremo a poi mangiare queste sostanze che comunque sono tossiche. Invece Life Prime Magic Cooker non crea tutto questo, ok? Le nostre pentole, pensate, sono garantite, hanno una garanzia contro la sfogliazione. Questa cosa appunto vi dà anche la certezza che vi stiamo dando un coperchio e una pentola sana. In più il nostro coperchio è indistruttibile perché è acciaio purissimo. Il nostro pomellino che vedete qua sopra è di una plastica speciale che non scotterà mai, anche questa, e perciò vi stiamo dando la salute, ok? Perché andiamo a veramente a cuocere in una maniera sana, in una maniera rapida e soprattutto sana. E quando dico sana, ci tengo sempre a dire che le basse temperature, ok, mantengono tutto quello che andiamo a cuocere all'interno inalterato, perciò vitamine, sali minerali, proprietà organolettiche rimangono intatte, ok? Quando andiamo a cuocere un fritto con il nostro metodo di cottura, non andremo mai a scomporre la sua forma molecolare, ok? Perciò un fritto sano. Pensate una cosa che mi piace raccontare sempre. Questo coperchio è stato voluto da Christian Barnard, che è stato il primo cardiochirurgo che ha operato a cuore aperto. Pensate, questo Christian cercava un metodo di cottura, per la precisione del fritto, sano, un fritto che lo potesse mangiare anche un cardiopatico, ok? Perché come voi sapete, i cardiopatici o chi comunque soffre di problematiche anche del sangue non può mangiare il fritto. Bene, una squadra di ingegneri appunto ha scoperto questo sistema rivoluzionario di cottura. Io dico sempre che è la tradizione che sposa l'innovazione, ok? E qua appunto, partendo dal fritto, che ha creato questo fritto sano che non va a creare danno a un malato cardiopatico, poi chef, cuochi, appassionati di cucina hanno creato il meglio, ci hanno giocato, ci hanno creato il meglio e hanno poi portato oggi, qua siamo in diretta, a voi queste ricette sensazionali. Esatto Letizia, le pentole della salute. Il primo a fare un trapianto, bravissimo, giusto. Allora, intanto la nostra pizza bianca è pronta e la posso anche già andare a impiattare. Ok, perciò prendo e vado a impiattare. Vi voglio fare vedere prima di tutto com'è. Sensazionale, ok? Guardate sotto, vediamo se riesco a farvela vedere. Si vede? Guardate. Sentite anche questo rumore? Adesso poi la facciamo almeno un attimino intiepidire e poi la andiamo a tagliare. Intanto io la appoggio qua. Golosissima. Allora, torniamo al nostro favoloso tegame. Guardate quanto è capiente, guardate quanto è grande, immaginate quante cose potete farci. Quanto riso possiamo cuocere, quanta pasta possiamo cuocere, quante torte possiamo cuocere, quante pizze possiamo fare, e chi più ne ha più ne metta. Possiamo andare a fare anche una grigliata.
E qua dentro ci stanno anche 10 spiedini, ok? Se non forse anche qualcosa di più. Perché poi dovete tenere in considerazione anche una cosa. I nostri tegami quadrati hanno una capacità maggiore rispetto a quello che può essere un tegame, una pentola tonda, ok? Pensate, il 30% in più, ok? Un 30% in più di capienza. In più, guardate il fondo, vedete questo fondo? Va sull'induzione, va sul vetro ceramica, va ovunque, va sul fuoco, ok? Una domanda. Abbiamo una domanda, prego, finalmente una domanda. Non sul cibo. No, ok. Come fai da medico per chi così lucidi? Come faccio? Chi è che ha fatto questa domanda? Aspetta. Spaghetti, bravissima. Ecco, esatto. Pasqualino e Belfiore. Adesso rispondo anche a Pasqualino e Belfiore. E in più possiamo fare degli spaghetti mettendoli belli distesi, bucatini, esatto, di tutto. Lasagne, cannelloni, perché noi possiamo andare a cuocere anche delle cotture da forno in pentola, ok? Come faccio ad avere dei coperchi così lucidi? Vado prima di tutto a utilizzare i prodotti sempre che abbiamo noi, e per lucidarli abbiamo un prodotto sensazionale che tra l'altro siamo, se no correggetemi, ma mi pare che sia andato in offerta proprio oggi, il Magic Foam, il nostro favoloso Magic Foam. Luca è contentissimo di questo prodotto, ok? Magic Foam cosa fa? È una pasta solida, bianca, naturale. Cosa dobbiamo fare? Vediamo se ce l'ho, che ve la faccio vedere. Scusate. Io ho ancora la versione vecchia, ok? Perché adesso ci siamo un pochettino rimodernizzati e l'abbiamo fatta anche un pochettino più carina. Questa qua è la nostra Magic Foam, ok? Guardate. Questa qua vado con una spugnettina, intingo un attimino la spugnettina leggermente umida e vado a passare sopra il coperchio e poi vado a sciacquarlo. Asciugo e ho i coperchi totalmente lucidi, puliti, sgrassati. In più il nostro Magic Foam, pensate, crea una patina sopra quello che andiamo a pulire, ma cioè in questo caso i nostri favolosi coperchi, crea una patina che fa scivolare l'acqua, pensate, eh? In più la rubinetteria, l'ottone, l'oro, i nostri gioielli, tutto possiamo pulire, tutto, veramente tutto, corretto? Corretto! Bravo! Adesso vado ancora un attimino. D'accordo? A irrorare la mia carne. E ci siamo quasi, Ci siamo quasi! Poi vi svelo anche un segreto per come rapprendere un po' la salsettina, ok? Intanto io ho già qua tutto pronto, tutto preparato. Poi intanto se abbiamo anche qualche altra domanda, io sono qua proprio per questo, qualsiasi dubbio, qualsiasi curiosità, o magari avete bisogno di un consiglio per fare qualcosa, scrivete, anche i miei coperchi sono lucidi come Magic Foam, esatto. Tra l'altro, finita questa diretta, contattate le vostre consulenti di fiducia, ok? Perché siamo in offerta. Questa qua che ve la faccio vedere è una delle offerte che abbiamo. Guardate, ve lo rifaccio rivedere. Tegame e coperchi o qua tondo, ok? È un prezzo veramente regalato. In più qua tondo, ricordatevi un'altra cosa, i nostri coperchi sono qua tondi, ok? Qua tondo cosa vuol dire? Che veste il tondo, ma va a coprire anche un quadrato, ok? Confermo, io lo uso tantissimo anche per pulire il piano cottura in acciaio e i rubinetti, esatto.
esatto. Che poi peraltro Marisa Piccarelli, hai bisogno tanto tanto di pulire il nostro piano di lavoro dalla cucina con i nostri ottimizzatori? Come si fa a pulire il fondo della pentola? Parli del sotto, Concetta, il sotto della pentola oppure all'interno? Poi ci tengo anche a dirvi una cosa molto molto importante. Le nostre pentole, i nostri tegami sono autopulenti. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che io sto facendo in questo momento sto facendo un arrosto, dai, un pezzo di carne arrosto. Una volta che è cotto e che lo vado a tirare fuori, basterà veramente, credetemi, dovete provare, un pezzo di carta, passarlo sul nostro fondo che verrà veramente pulito. Sotto, il sotto, Concetta, per pulire il sotto, se è leggermente macchiato, puoi usare Magic Foam. Magic Foam, prendi un pezzettino di Magic Foam, vai a passarlo sotto, sciacqui e ti vengono via le macchie praticamente. Quelle macchie che comunque si creano dal fuoco. La nostra carne è pronta. In 30 minuti. Ok? Adesso cosa vado a fare? Vado a spegnere e la lasciamo qua. E la lasciamo qua un attimino, arrivare un attimino a temperatura, ok? Voglio anche dirvi una cosa, vedete tutti i nostri prodotti, esatto, confermo se vuoi con la carta ad oro, esatto, Rosalba. Allora, vedete tutti i nostri prodotti, tutti, potreste averli in maniera veramente regalata, gratuita, come facendo la raccolta punti. La raccolta punti, che è veramente una cosa semplice, ok? Cos'è la nostra raccolta punti? Funziona un po' come quando andiamo al supermercato che ci danno questa tesserina che ogni volta che facciamo la spesa accumuliamo punti, no? Ok? Però per lo più dei casi diciamo che al supermercato, una volta che raggiungi i tuoi punti, devi pagare un contributo finale oppure devi pagare le spese di spedizione, insomma c'è sempre un qualcosa sotto, invece da noi no. Finita la tua raccolta punti, puoi ricevere totalmente in maniera gratuita, totalmente in maniera gratis, due prodotti a tua scelta a casa, senza pagare niente, neanche le spese di spedizione. È veramente molto semplice, sono 10 punti, due prodotti, ma già a 5 punti tu puoi richiedere il tuo primo regalo. È veramente una cosa semplice, è veramente una cosa facile, non ha nessun costo di attivazione ed è veramente molto fast, molto easy. Perciò anche qua, maggiori informazioni vi dovete rivolgere alle vostre consulenti di fiducia, ok? Adesso cosa succede? La nostra carne è pronta, vado a scoprire, ok? E vado a tirare via la mia carne. Prendo il mio pezzo di carne, lo vado un attimino a mettere in un piatto, ok? E come adesso vi farò vedere, qua all'interno, vediamo se riusciamo a farlo direttamente in diretta, vediamo. No, si è bloccato questo coso. Ok, vedete qua? Ok, adesso qua all'interno vado ad aggiungere un cucchiaino di farina, ok? Vado ad accendere la fiamma e vado a girare un attimino, in questo modo riuscirò ad addensare la mia salsa che poi mi servirà per andare a condire appunto la mia lonza. Perciò ritorniamo qua. E perciò vado a fare questo lavoretto, diciamo. Cioè vado a mettere all'interno un pochettino di farina, ok, in questa maniera. Vado ad accendere il mio fuoco. Fiamma bella alta perché in questo momento io ho bisogno di una presa veloce.
e vado a mischiare fino a che si rapprende, ok? E in questo momento, tra l'altro, io vi vorrei far vedere che ogni volta che io sposto il mio mestolo vedo il fondo della mia pentola, e questo vuol dire appunto che non mi si attacca a niente, perché è un'antiaderenza veramente strepitosa. L'unica accortezza che dobbiamo avere è di utilizzare sempre dei mestoli comunque in plastica o in legno, mai 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 in acciaio, ok? Allora, vi sono piaciute queste due ricette? Scusa Paolo, ogni volta che si usano bisogna sempre passare l'olio nelle pentole. No, allora, Andreina Porru, praticamente questo, quella cosa che tu mi hai scritto, si fa praticamente una volta al mese, oppure quando, diciamo, ci ricordiamo. È un trattamento che si fa per mantenere le nostre pentole il più a lungo possibile. Ci siamo quasi, purtroppo il cameraman non c'è, cioè nel senso c'è ma è impegnato, perciò mi sono dovuto preparare un trabattello, e comunque eccola qua, la mia salsina è quasi pronta. Spengo il mio fuoco e vi faccio vedere adesso. Guardate, eccola qua, vedete come si è addensata? Guardate come vi dicevo il fondo che si vede, vedete? Vedete che non si attacca a nulla? E la nostra salsina è pronta! Allora, adesso vi faccio vedere il risultato finale, perché non vi faccio aspettare ancora tanto. Allora, io ho già preparato tutto, ho già preparato un'altra lista e ce l'ho qua pronta da farvela vedere. Guardate, una volta che la salsina è stata rappresa, ho fatto raffreddare un attimino la carne, tagliata a fettine, adagiata su un piatto da portata, e poi ho irrorato sopra con la sua salsina. Tra l'altro, una salsina che è qua, ok? Basterà poi farla riscaldare, quella che avanza, per condire altra carne, ok? La nostra pizza è pronta. Vediamo se ho qua la portata, il coltello. Vi faccio vedere anche questa qua tagliata com'è. Arrivo, taglio la pizza e ve la faccio vedere live. Guardate l'alveolatura, vedete? Pronta! Perciò la mia diretta è terminata e ci vediamo alla prossima diretta insieme, ok? Poi vi posterò sul gruppo le ricette, ok? E grazie per essere stati in mia compagnia, ci vediamo alla prossima, ok? Un bacio a tutti, ciao!